Questa è un'intervista alla dottoressa Ilaria Cavua, che è un ricercatore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova. Volevamo chiedere che cosa ne pensa del mondo delle biblioteche scientifiche, se gli è utile particolarmente per il suo lavoro. Ma io credo molto nelle biblioteche virtuali. Bisogna fare tutto in breve tempo e bisogna avere dei sistemi che ti permettono di avere accesso alla letteratura più recente, che siano compatibili con quella che è la tempistica, cioè della vita di oggi in generale e anche della ricerca. Ma la situazione nel nostro paese, secondo lei, a che punto sta? Allora, sono stata quest'estate 2 mesi al CDC di Atlanta, dove c'è tutto online, tutte le riviste. La difficoltà che trovo è che gli abbonamenti a determinate riviste, che comunque sono importanti, al di là del dato scientifico o dell'approccio metodologico tipo Science and Nature, costano troppo e quindi l'abbonamento non si fa. E questa la trovo una cosa frustrante, perché poi dopo perdere l'attimo e quindi non riuscire a rispondere o a commentare più un nuovo modo di approcciare, io la trovo personalmente Frustrante. frustrante, sì. Lei conosce il network BiblioSan? Sì, lo conosco per sentito dire. Ma utilizza il sistema NILD? Sì, forse un po' lento. Quali sono i servizi che le interesserebbero di più? Quello che io desidererei è poter avere una biblioteca virtuale che contenga tutto, cioè pure le riviste cinesi. Auspichiamo che l'attività di delivery di informazioni che i servizi bibliografici producono siano sempre più vicini alle esigenze di ricercatori come lei che si trovano sul margine tagliente. Gli aspetti di diffusione delle informazioni, lei si è interessata anche del mondo dell'open source e dell'open access. Ma guardi, io se posso pubblico open access, è una specie di rivoluzione copernicana. Nell'era della globalizzazione, dove si muovono le persone, si muovono gli animali, si muovono le piante, cioè si muove tutto, non avere accesso in maniera rapida ed efficace a lavori così all'avanguardia, anche per i paesi in via di sviluppo, perché poi c'è anche quello, no? A mio avviso non ha più senso. Certo, ci sono poi una serie di problematiche che sono legate all'implementazione di un sistema del genere, quindi poi insomma come si mantiene, i diritti, insomma ci sono una serie, però insomma si risolverà, io penso. Io penso che il futuro sarà quello, perché le persone pubblicheranno sempre di più su riviste che, essendo lette da più persone, avranno un impact factor che cresce. Lei trova che le pubblicazioni che ha reso disponibili liberamente abbiano avuto un particolare successo, in qualche maniera anche conoscitivo, proprio per questo? Ritiene che ci sia stato veramente un effetto nei suoi colleghi di polarizzarsi su una letteratura più accessibile? O forse gli effetti di un open access si vedranno quando diventerà una merce un po' più disponibile, quando tutti si appoggeranno a questo sistema? Ma guardi, io ho visto Emerging Infectious Diseases, che era una rivistina del CDC, che è una open access, che nel giro di pochi anni ha raggiunto un impact factor che è maggiore delle riviste cartacee storiche sulle malattie infettive tipo Journal of Infectious Diseases. Poi, relativamente al discorso dell'impact factor, che insomma ci sono tante critiche, a mio avviso quello sarà il futuro. Il problema vero è che poi l'Italia non ha, secondo me, delle reclute di gente che è andata fuori, che quando torni a casa non c'è posto per te, perché deve entrare il fratello dello zio del cognato. Io che giro negli ambiti internazionali, a me mi dicono: ma tu sei italiana? Ma sì, però sei stata all'estero. Fino a quando l'Italia rimarrà isolata dalla barriera linguistica, dal fatto che non si vogliono muovere perché per mandare uno fuori, ma se sta tanto bene a casa con mamma, siamo in mano a una gerontocrazia, cioè gira gira, siamo, cioè il Presidente del Consiglio ha 72 anni, 73, quindi. In Italia non ci sono i soldi, non ci sono i soldi per le pensioni, non ci sono i soldi per le scuole, non ci sono i soldi per la sanità, non ci sono i soldi per la ricerca. Io però porto dentro 2,5 milioni di euro all'anno all'istituto. Dove li prendo? Li prendo alla FAO, all'Unione Europea, all'OMS. Io mantengo 40 precari e lavoriamo e pubblichiamo e viaggiamo. Insomma, c'ho sempre almeno 10 persone che stanno all'estero. È un modo di lavorare che non appartiene alla realtà italiana, no? E però, se vuoi essere competitivo e vuoi esistere,
così devi fare. Per esempio, io manderei in pensione tutti quelli che hanno più di 60 anni, via. Ma pure 55, via. Sono anni e anni e anni che sono arroccati poi con questi sistemi perversi di clientelismo, eccetera, eccetera. Ci vuole aria nuova. Prima parlavo con una mia compagna di corso, mi ha detto, adesso ci sono i tagli, bim bum bam, non si riesce a fare. Allora io gli ho detto, vedi, secondo me quello che bisognerebbe fare è via i baroni, via. Poi, prestito d'onore, io ti do soldi per 5 anni per fare ricerca a te, se tu sei capace di crearti un gruppo e di fare ricerca competitiva, che in 5 anni si può fare, bene, se no a casa. Quello che secondo me non si vede e che le persone che hanno in mano il potere non vedono, non vogliono vedere, è che il mondo va avanti lo stesso, e questa è la cosa tragica. Mentre noi stiamo qui a dire no, aspetta, però adesso bisogna vedere, ci muoviamo con la velocità del veramente brontosauro, no? Non riusciamo ad attirare cervelli, un po' perché l'italiano non interessa a nessuno, quindi il cinese che lavora come un diavolo e che è formato, va in America o in Inghilterra perché in Italia non ci viene, ma anche se ci venisse, noi abbiamo dei vincoli burocratici che sono il riconoscimento del titolo di studio. E il cinese non lo posso prendere perché la laurea non si riconosce. Io nei laboratori americani dove vado e dove ho contatti, sono tutti cinesi e indiani. Insomma, per tutta una serie di motivi, l'italiano, sì, insomma, lavora, fa ricerca, eccetera, eccetera, però non può competere con quello che è gente che ha proprio voglia di riscattarsi, di rivalsa. In questa situazione l'Italia non ha futuro, e non che le competenze non ci siano, è che però il sistema poi non gira nel modo giusto, le persone si adagiano, le persone dicono vabbè, ma a me chi me lo fa fare? Non facciamo sistema. Devo dire che per quanto riguarda l'accesso ai fondi di ricerca e il, diciamo, la segnalazione di persone che perché da quando sono a Padova non mi è mai successa una cosa del genere, mai. Forse perché non si avvicinano, perché se ci provano, non lo so. Sì, insomma, io non è che ci ho peli sulla lingua. E lei dire. Che programmi ha per il futuro? Cosa vuole fare? Io vorrei, insomma, vorrei creare nel laboratorio dove sono un centro internazionale che si occupi di malattie emergenti. Io voglio tre cose, voglio un laboratorio nuovo, flessibilità amministrativa e possibilità di avere cervelli stranieri. Io non posso spingere un elefante così da sola, cioè non ce la faccio. L'ho spinto per 10 anni, noi eravamo 6 o 8 quando sono arrivata a Padova, adesso siamo 60. Ci autofinanziamo, lavoriamo con l'NIH, lavoriamo col CDC, con i gruppi più importanti che ci sono al mondo. Tutto questo non si può fare sulle spalle solo di un gruppo, cioè c'è bisogno di un minimo di sostegno, tutti i soldi che si buttano e di riconoscimento. Che qualcuno mi è venuto da me a dirmi, oh dottoressa, guardi che lei, ho fatto un giro in internet, ho visto quello che ha fatto, ho visto che è, adesso vediamo. Cioè, io sono stata su New York Times, su Wall Street per questa storia della trasparenza dei dati. Non vieni a sapere che una persona che lavora nel Servizio Sanitario Nazionale, che è pagata con i soldi pubblici, mi hanno nominato mente rivoluzionaria, mi hanno dato il premio del migliore, uno dei 50 migliori ricercatori al mondo. Figlio mio, però se tu non te ne accorgi, io che te posso fare? Insomma, in un annetto, se non vedo segnali, mi insomma, comprendo che non è giusto, non è questo il momento, non sono queste le persone, non è, quindi poi devo vedere. Sinceramente penso di aver ottenuto dei risultati del tutto inattesi e del tutto insperati, quindi mi sento un po' di dire che io ho dato. Il testimone può passare a qua, e i miei ragazzi sono perfettamente in grado di farlo, perché c'è della gente veramente. È un auspicio che in un anno, poi magari qualcosa di positivo avverrà, questo lo speriamo. Speriamo, vediamo.